Ricordate il giardino della legalità a San Luca, fortemente voluto anni fa dal comitato di quartiere, in cui si impegnarono i bambini ma anche le scolaresche a piantumare gli alberi dedicati alle vittime della mafia? Il giardino poi fu chiuso, c'erano dei lavori in corso, gli alberi seccarono, gli abitanti non potevano entrare neanche ad annaffiare le piante perché era tutto chiuso, problemi burocratici, problemi di vincoli. Finalmente questa mattina hanno preso il via ai lavori e il giardino della legalità ritornerà a risplendere. Ma questo lo speriamo tutti, lo spera l'amministrazione, lo spera il quartiere, che continuamente è appressato affinché si sbloccassero questi lavori, tante volte bloccati per problemi burocratici. Diciamo che l'appalto, il subappalto tra la CMC e la ditta Gelso è stato siglato formalmente e i lavori sono iniziati oggi e devono concludersi entro il 31 dicembre. Non sono iniziati prima, mi dicevano, perché sostanzialmente in questo periodo non si può piantare, però le opere murarie si possono fare e le faranno tutte. Facciamo un breve excursus, perché questi lavori erano stati bloccati e per quale motivo il giardino era stato chiuso? Allora, ci fu un problema innanzitutto con la CMC, lì lo dico con molta chiarezza, l'amministrazione ha tutto l'interesse di capire esattamente quali sono le opere di compensazione, quante sono, entro quali tempi, e lì veramente ci siamo impegnati tutti per individuare il problema. Qual è e se è la CMC o diversamente se non è la CMC, vogliamo almeno capire, c'è poca chiarezza, ma detto questo noi abbiamo anche capito successivamente alla individuazione della responsabilità della CMC che la CMC nel caso specifico ha comunque subappaltato i lavori alla ditta Gelso, che ha avuto qualche problema in riferimento a questioni più o meno legali, contrattuali, ecco, diciamo. Finalmente hanno concordato e oggi iniziano i lavori. Siamo contenti, siamo veramente sereni, anche perché il comitato di quartiere continua a vigilare sui lavori. La CMC, lo ricordiamo, è la ditta che si sta occupando dei lavori sulla strada statale 640 e deve svolgere delle opere di compensazione per la città di Caltanissetta per i disagi che ha creato alla città anche per i ritardi ai lavori. Oltre al giardino della legalità, le altre opere di compensazione? Il parco Balate, non sappiamo più nulla, è proprio intenzione di questa amministrazione, ma di questa giunta ce lo siamo detti proprio l'altro giorno, di capire a che punto sono i lavori e di capire, per fare conoscere anche la città di che stiamo parlando. Noi vogliamo innanzitutto fare chiarezza, al di là del fatto che riusciamo o non riusciamo a fare chiarezza, almeno con noi stessi e poi con la cittadinanza, ecco, noi siamo rappresentanti della cittadinanza.